questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. Ecco, vedi, questa invece è Nunzia, abita vicino a me. Non le hanno consegnato un pacco dicendo che era dalla figlia, doveva anticipare subito i soldi. Ovviamente quello c'è cascato e nel pacco non c'era nulla. Queste sono le cose che a me mi fanno, capito? E qui, questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano. Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine. È quello che dico io. L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri. Se qualcuno di persona al telefono chiede informazioni personali, chiede soldi, vuole entrare in casa, non abbiate dubbi. Chiamate l'112. Noi possiamo aiutarvi. Oh, aprite bene gli occhi, eh?